Che caldo! Non ho mai sentito un caldo così soffocante. Non si respira, eh? Finita. Questa volta è finita sul serio. Lui se n'è andato. Non lo rivedrò. Benissimo. Era così innamorato. Tanto. A dire il vero, io negli ultimi mesi non è che ne avessi un gran bisogno, eh. No, però glielo ho detto per non farlo soffrire. Mi ha lasciato lui. Al colpo. Un attimo prima che lo lasciassi io. Che caldo! Eppure lui mi lasciare con questo caldo! No, perché io di solito preferisco essere lasciata d'inverno. Invece lui se ne va così, in una stagione qualsiasi. Torna dalla mamma, dalla zia, dalla sorella. Ma come fa a non pensarmi? Adesso mi chiama. Sì, la telepatia funziona. Sì, perché lo sa che a me, so, basterebbe una telefonata, sarebbe importante. Va bene. Lo guardo, lo aspetto, lo fisso il telefono. Sono 2 ore e mezza che sto qui e lui zitto! Maledizione! Hanno imparato anche gli oggetti, eh? Quando ne hai bisogno. Poi vai al cesso. E beh, non mi posso passare tutta la giornata all'accesso, voglio dire. Ma non lo sentirà anche lui questo caldo? Allora, perché non fa qualcosa? Voglio dire, lo sa che per me in questo momento sarebbe importante se lui corresse qui, tutto affannato, accaldato, paonazzo, a dirmi amore! Così che si diventa cattolici. Amore, ti amo più di prima. È colpa mia, colpa mia, colpa mia, colpa mia, colpa mia. Ma che stai dicendo? Ma lascia stare. È una storia finita. Finita, non si torna indietro, te lo devi mettere in testa, non si torna indietro. Non è mica il gioco dell'oca, voglio dire. No, che una pensa di poterlo riconquistare. No, 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 non si rimonta mai. E poi vai lì, no? Lì ti prepari dei discorsi belli, profondi anche, di quelli che fanno colpo. Ma quale colpo? Quale colpo? Ma la vedi che faccia la cretina? Un pugno, altro che, invece di inciampare nelle parole, un fiume di parole che poi quello torna a casa e dice ma che ha detto? Niente. Pum! Quello sì che se lo porta a casa. Che caldo. Oddio, che caldo, che caldo. È colpa mia. Sì, è colpa mia. Non riesco mai. Non sono riuscita a tenerlo. Sono bravissima a rovinare tutto. Eppure, all'inizio, per gli uomini sono fantastica. Sì, mi appiccicano tutte le medagliette sul petto. Sono una donna meravigliosa, l'unica. Poi com'è che questa meraviglia dura così poco? Sì, perché dopo un po' me le strappano, oh, dal petto le medaglie e mi insultano. Tu, egoista, non sai mica amare, non mi capisci, non avresti neanche tua madre, tuoi fratelli, tuoi figli. Sei solo una buona scopare. Magari.
Io? Perché l'amore è una parola strana che vola troppo. Andrebbe sostituita. So, bisognerebbe chiamarla la cosa. Forse sarebbe più concreta. No, io all'inizio l'ho amato. Non veramente, cioè nel senso, ho vissuto attimi intensissimi, quegli attimi profondi, importanti, che sembra di lasciare un segno. Ma la cosa non è questo. O meglio, la cosa non è solo questo. La cosa è trasformazione, percorso, crescita insieme. È un patto di sangue stipulato tra due persone, o forse ancora prima dal destino. La cosa è l'amore. No, 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 no. È un'altra qualità dell'amore che non rimpiange gli attimi. Ecco, io mica lo so se sarò mai capace di stipulare quel patto. Ci vorrebbe forse che diventassi una donna. Donna. Sì, perché io 100 e 100 volte ho provato a cambiare. Ho provato a ricominciare tutto da capo, a reincarnarmi. Mi sono sempre reincarnata. Senza di me. Così, eccomi, senza mai aver avuto una realtà. Passo evanescente nei sogni di alcuni uomini, senza che abbiano mai potuto completarmi. Sì, ma ci sarà un modo per fare la cosa? Ci deve essere un modo, altrimenti il nostro destino è solo quello di essere scorze di uomini, involucri, mai delle persone. Personaggi forse, simpatici anche, affascinanti, mai persone. E allora, se l'amore è questo, non sarà mai materia, terra, cosa. Sarà sempre una parola che vola, una farfalla che ti si posa in testa per un attimo e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua. Grazie a Luigi Mariano, grazie.